il ricatto di Stellantis parte da Tavares. La Meloni alla Camera ha criticato duramente l'operato del gruppo Fiat, reo di aver trasferito la sede fiscale fuori dai confini nazionali, con conseguente delocalizzazione della produzione fuori dall'Italia nei paesi dove la manodopera ha un costo inferiore rispetto al nostro. Forse per questo il CEO della multinazionale olandese Carlos Tavares replica in questo modo: se non si vuole che i veicoli elettrici facciano progressi, basta interrompere i sussidi. Inoltre ha minacciato la chiusura degli impianti in Italia e si è scagliato contro Palazzo Chigi che tagliano i sussidi sulle auto. Cambiano i tempi, ma rimane sempre la stessa storia. La vecchia Fiat vuole incentivi dal governo per mantenere la produzione in Italia. È una vecchia storia, molto vecchia, dai tempi di Giovanni Agnelli. Infatti per loro se gli italiani non comprano le auto elettriche è colpa del governo. A parte che anche con gli incentivi molte persone non riuscirebbero a cambiare la vecchia auto in una vettura elettrica. In poche parole, Carlo Tavares ha confermato l'ovvio. Stellantis vuole più incentivi per l'auto elettrica e per averli mette in tavola i dipendenti delle sue fabbriche in Italia. Vi immaginate tutte le persone anziane nella miriade di paesini collinari, dove non possono fare a meno della vettura? Dare indietro una vecchia Panda per l'auto green? Ma come possono cambiare l'auto anche con gli ecoincentivi da 3.000 a 13.750 euro per comprare una vettura elettrica che parte da 25.000 euro minimi per arrivare a vetture da 30, 40, 50 fino a superare i 100.000 euro? Questa è una corsa assurda dove i sostenitori del green sono solo quelli con il portafoglio gonfio. Stellantis non vende in Italia? Dovrebbe porsi delle domande, invece si sono piegati alle direttive UE. E ora che il mercato non decolla, piangono.